Ciao a tutti gli amici di Casa iTech, io sono Vittorio Tiso ed oggi vi presento la recensione di Samsung Jet 75 in versione premium. Ho fatto del mio meglio per starci nell'inquadratura, però purtroppo non ce l'ho fatta, ma nel corso della recensione vi mostrerò al meglio tutti i componenti di questo fantastico elettrodomestico. Jet 75 in versione premium è l'aspirapolvere senza fili di fascia alta di casa Samsung, è un prodotto in grado di sbaragliare la concorrenza per efficacia ed efficienza nella pulizia. Infatti, grazie al motore ciclonico e all'ottimo serbatoio con 5 filtri al suo interno, è possibile raccogliere il 99,999% di polvere e particelle presenti nell'aria. Questo è un toccasana per tutti gli allergici e anche per chi è ovviamente malato di pulizia. Ne scopriamo insieme tutti i dettagli nella recensione completa. Innanzitutto da quello che è il contenuto della confezione. Tutti gli accessori sono modulari, sono collegabili sia al motore direttamente che alla fine del tubo da 75 cm presente in confezione. Il motore è composto, come vi dicevo prima, da un motore ciclonico e un sistema di filtraggio che è contenuto all'interno del filtro, ma di questo parliamo dopo. Parliamo prima degli accessori. C'è un tubo da 75 cm che ci permette di allungare ovviamente la portata dell'aspirapolvere. È un tubo di buona fattura, ha un ottimo sistema di aggancio e sgancio degli accessori e ci permette appunto di potenziare le funzionalità del nostro aspirapolvere. Lo mettiamo di qua. C'è poi la spazzola Soft Action Brush, che è il cuore del prodotto. È una spazzola in fibra tessile e fibre d'argento, infatti se vedete ci sono dei puntini che luccicano, sono le fibre d'argento. Grazie alla carica elettrostatica ci permette di raccogliere più polvere delle normali spazzole e quindi è una spazzola motorizzata. Quando la accendiamo questa spazzola qui gira, raccoglie la polvere e in più approfitta della potenza di aspirazione nella parte superiore per raccogliere tutta la polvere presente sui nostri pavimenti. Molto utili sono anche queste striscette in panno morbido che ci permettono di non rovinare il pavimento quando andiamo a passare l'aspirapolvere. Questa mi è piaciuta tantissimo, oltretutto è un sistema autopulente che ci permette di avere una spazzola sempre pulita senza dover poi smadonnare particolarmente tanto quando è ora di pulirla. Oltretutto il sistema di aggancio e sgancio è davvero efficace. Basta premere questo pulsantino qui sul lato per sfilarla, altrettanto semplice è rimontarla, quindi molto molto bene. Poi faccio un po' di passaggi, portate pazienza. Ci sono un sacco di altri accessori che adesso recupero. Ok, eccoci qua. C'è una piccola spazzola sempre motorizzata, questa è con una spazzola in silicone quindi più rigida che ci permette di pulire divani, tappeti e soprattutto i vari imbottiti, quindi se volete pulire il materasso della vostra camera potete utilizzarla senza alcun problema. Anche questa aspira e pulisce con il sistema motorizzato e ci permette di avere una pulizia molto molto profonda. È un ottimo accessorio, anche questo qui mi è piaciuto durante i miei test. Ci sono poi accessori vari, c'è questa spazzola qui che è, anzi, partiamo prima dall'angolo, c'è questo angolo qua che ci permette di collegarlo alla testa del palo oppure direttamente al motore di raggiungere inclinazioni differenti. Quindi, ad esempio, se volete pulire sopra un armadio ma non ci arrivate, con questo allungate semplicemente la parte finale del braccio e riuscite ad arrivare ad angolazioni differenti. È un prodotto semplice ma sicuramente molto utile. C'è qui il pulsante push con cui è possibile appunto ruotare l'angolazione del dispositivo. Molto bello anche questo. Una spazzola molto utile se dovete pulire angoli particolarmente angusti o particolarmente sporchi. C'è qui un pulsante nella parte alta che ci permette anche di regolare il livello di funzionamento delle setole che ci sono in punta. È una spazzola utile, io l'ho utilizzata in macchina ed ha fatto più che adeguatamente il suo lavoro, soprattutto perché la mia macchina ne aveva bisogno. C'è poi un gancio, un braccio telescopico che ci permette di raggiungere spigoli, bordi, fessure, ad esempio, non so, le classiche fessure fra il divano dove non ci si arriva mai, con questo ci si arriva facilmente ed è anche possibile allungarlo. Quindi se ci mettiamo il tubo da 75 e altri 40 cm di questo braccetto qua, riusciamo veramente ad arrivare anche magari nei soffitti,
dove si arriva difficilmente, oppure sopra l'armadio utilizzando la curva che abbiamo visto prima. Ci sono poi, c'è poi l'ultimo accessorio che è una spazzola rotante che mi ricorda un po' Topolino, infatti l'ho chiamata la Topolina nella recensione scritta, infatti cioè, immaginatemi tipo così, sembra effettivamente Topolino. Questa è una spazzola rotante in grado di fare 300 giri al minuto. Con questa spazzola qua si possono o lavare i pavimenti o lucidare i pavimenti. Ci sono due metodi alternativi di utilizzo, si possono utilizzare questi dischetti qua, ce ne sono due in confezione, e poi si possono utilizzare su ovviamente dei pavimenti umidi, quindi si va a effettuare una pulizia superficiale, non ha l'efficacia del mocio, ma per una passata veloce ai pavimenti funziona davvero molto bene. Oppure ci sono dei dischetti umidificati che non trovo, però ci sono in dotazione. Sono dei dischetti umidificati che si vanno, usa e getta, che si vanno ad incollare tramite velcro nella parte inferiore del dispositivo e ci mostrano, cioè ci permettono appunto di andare a lavare i pavimenti. Quindi anche questa è una spazzola molto interessante. L'ho utilizzata sia sul pavimento della cucina in cotto e ha dato ottimi risultati. L'ho utilizzata anche sul pavimento in legno del resto della casa e devo dire che ne sono rimasto soddisfatto. Non ha una qualità della pulizia stratosferica paragonabile a quella di un moccio o di una vaporella, però fa più che adeguatamente il suo lavoro. L'ultimo punto che ci rimane da analizzare fra gli accessori è quello relativo alla base di ricarica. Anzitutto c'è un caricabatterie, un alimentatore di dimensioni standard che va ovviamente collegato alla presa di corrente per la ricarica. C'è poi una dock che è possibile utilizzare in due differenti maniere. Potete sempre collegarla direttamente a parete sfruttando questi due fori qua e quindi utilizzarla come la classica base di appoggio in questa maniera. Attaccati a parete, ci infilate l'aspirapolvere e lo lasciate in carica. In dotazione ci sono molto bene, brava Samsung, sia le viti che i tappi a pressione da collegare a parete, quindi è un accessorio molto comodo. Qui sotto è possibile anche infilarci due accessori, vediamo se ne trovo uno. Scusate il disastro. È possibile attaccare due accessori in modo tale da avere il tutto comodamente riposto a parete ed avere gli accessori a portata di mano quando dovete fare le pulizie. Se però non vi va di incollarla a parete, potete semplicemente ruotarla e diventa una dock da ricarica sul tavolo. Questo ci permette di appunto evitare di dover attaccare la base a parete. Possiamo tranquillamente posarla su un mobile, su un ripiano, su una mensola, dove vogliamo. E quando dobbiamo caricare la batteria, la stacchiamo semplicemente dal motore e andiamo ad infilare così. E la ricarica prosegue in autonomia. Quindi una dotazione di accessori davvero spettacolare, bravissima Samsung, non manca davvero niente. Con tutti questi accessori è possibile pulire praticamente qualsiasi superficie, potete pulire i pavimenti, lavarli e lucidarli, aspirare divani ed imbottiti, quindi una pulizia completa della casa. Potete anche riuscire a pulire la vostra auto, sopra gli armadi, che è sempre un punto abbastanza rognoso, quindi molto bene. Ho dimenticato di dirvi che tutti gli accessori sono lavabili sotto acqua fredda corrente. Ovviamente, se andate a lavare questa spazzola qua, lavate solamente la spazzola, potete sciacquare un po' alla bene meglio la parte motorizzata. Ovviamente non infilate tutto sotto acqua. Lo stesso discorso vale per l'altra spazzola motorizzata e per la Topolina, il Topolino che lava i pavimenti. Fatto questa doverosa premessa, passiamo ad analizzare il cuore dell'aspirapolvere. Anzitutto è solamente 1,6 kg. Questo vuol dire che quando andiamo a sollevarlo, a spostarlo, ad usarlo come mitra, non è pesante, quindi si riesce ad utilizzare facilmente. L'ha utilizzato anche mia moglie e ha detto che effettivamente è leggero e più leggero rispetto alla media dei concorrenti. Questo lo rende un prodotto comodo che ci permette appunto di pulire tutte le zone della casa senza dover smadonnare più di tanto. La costruzione è davvero ottima, ci sono solamente materiali plastici, ma come vedete il design è molto carino. Mi è piaciuto molto l'idea di crearlo con il serbatoio nella parte superiore, perché questo ci consente di andare sotto i mobili in maniera più semplice. Di fatto, se voi dovete pulire sotto un mobile, ovviamente immaginatevi tutto il tubo attaccato,
Lo infilate semplicemente e non ci sono problemi, non dovete piegarlo, fare curvature e angolazioni, andate sotto dritti per dritti e non avete problemi. La costruzione è quindi davvero molto solida. Nella parte frontale c'è un piccolo schermo che si vede poco purtroppo qui in video. C'è uno schermetto che ci mostra i livelli di funzionamento e di intensità, e c'è una pulsante, oltre a mostrarci l'intensità, quindi passa dal VET per il bagnato al minimo, medio e massimo, quindi un funzionamento classico. Se ci sono problemi di intasamento ce lo mostrano nello schermo, e questo ci permette di andare a intervenire in maniera pronta ed efficiente per quanto riguarda la pulizia e eventualmente lo svuotamento di qualche blocco di polvere che può essersi accumulato. Penso soprattutto magari a chi perde molti capelli per casa o chi ha animali domestici, quindi con i relativi problemi di pelo. Nella parte frontale, come vi dicevo, c'è anche una piccola pulsantiera molto semplice: c'è il tasto di accensione e spegnimento, il tasto meno e il tasto più. Questo ci consente di regolare l'intensità semplicemente utilizzando il polso. È una cosa molto comoda. Io ho sempre odiato gli aspirapolveri con grilletto perché devi sempre stare lì col dito a premere, non premere, ma ti sposti, ti muovi e perdi un po' la pressione del grilletto. Con questo qua l'accendete con il pulsante, vi regolate il più e il meno semplicemente andando a premere quel pollice che tanto ha la sua posizione naturale in questo posto, e funziona in maniera eccellente. Mi è piaciuto molto 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 la scelta di non posizionare il grilletto, se non si era capito. Nella parte bassa del dispositivo è posizionata una batteria da 3000 mAh, che è facilmente sganciabile, come avete visto. Qui a lato ci sono tre LED che indicano lo stato di ricarica. L'autonomia è di circa un'ora con la frequenza minima di funzionamento, 90 minuti per il lavaggio dei pavimenti, e poi dipende da quanto andate ad aumentare l'intensità. Ad una potenza massima si arriva a circa 20-25 minuti di autonomia, che non è tantissimo, però io personalmente più di un'ora al giorno l'aspirapolvere non la passo, quindi credo che sia un'autonomia più che sufficiente per la pulizia di un appartamento di medie dimensioni. Io ho un appartamento di 90 metri quadri circa e sono riuscito a completare la pulizia dei pavimenti nel tempo sufficiente, con un'autonomia residua per eventualmente passare, non so, un armadio o un cuscino. La ricarica, oh, beh, ovviamente se avete un appartamento di 200 metri quadri sono ben felice per voi. In questo caso però potreste avere bisogno di una batteria aggiuntiva o di dividere la pulizia della casa in due giornate o due momenti separati. La ricarica avviene appunto tramite dock e si completa in circa 3 ore e mezza, quindi un'ora di autonomia, 3 ore e mezza di ricarica. Non il massimo, però secondo me è più che sufficiente. C'è il motore digital inverter, che ha una capacità di funzionamento a 200 watt, e che ci permette di raccogliere, grazie ai 5 filtri, di cui il primo posizionato nel motore e gli altri 4 all'interno del serbatoio, il 99,999% della polvere presente nelle nostre case. Questo vuol dire che alla grande potenza di aspirazione si abbina un'aria in uscita dalle griglie laterali di ottima qualità. Quindi questo vuol dire che se avete problemi di allergia, l'aria che esce dal Jet 75 è aria pulita. È aria pulita che ci permette di respirare meglio, di dormire meglio e soprattutto di non avere problemi di allergia. Mia moglie ha problemi di allergia alla polvere, ho utilizzato questo Jet 75 per un paio di settimane e devo dire che i benefici si sono visti. Quindi un sistema di filtraggio ottimo, e altrettanto ottimo è il sistema di aggancio e svuotamento del serbatoio. Di fatto nella parte alta è semplicemente posizionato un tasto che ci permette di sganciare il serbatoio. Il serbatoio, una volta sganciato, può essere svuotato in maniera semplice: si gira la parte laterale, viene via, adesso l'ho svuotato poco fa, e si riesce ad accedere a tutta la parte del sistema di filtraggio e anche al contenuto del serbatoio. Il serbatoio è lavabile sotto acqua fredda, quindi è davvero facile e veloce pulirlo, svuotarlo,
E se ovviamente poi non volete pulirlo manualmente, c'è la CleanStation di cui vi parlo in un video dedicato, ma vi lascio il link qui sotto in descrizione, che ci permette di svuotare automaticamente il contenuto del serbatoio ed è un altro ottimo accessorio. Vi consiglio onestamente di guardare il video per farvi un'idea di cosa sto parlando. Quindi andando a concludere, cosa possiamo dire di... Ah no, devo parlare del prezzo prima. Versione Jet 75 Premium che vi ho mostrato nel mio video e quindi con tutta la grandissima dotazione di accessori, ne mettiamo uno per fare un po' di scena, viene venduta ad un prezzo ufficiale di 699 euro, che è un prezzo alto sicuramente, ma è inferiore a quello del diretto concorrente, che in questo caso è ovviamente Dyson V11. Ha una dotazione di accessori davvero completa, di fatto potete utilizzarlo per pulire, spazzare, lavare i pavimenti, aspirare gli imbottiti, pulire la macchina e anche per pulire sopra gli armadi in maniera facile ed agevole. Gli accessori sono di qualità davvero eccellente. Durante i miei test sono rimasto assolutamente soddisfatto della qualità di aspirazione, quindi secondo me è un prodotto più che valido e il prezzo è giusto. Arrivando quindi alle conclusioni, devo dire che Jet 75 Premium è un aspirapolvere che mi sento di consigliare a tutti coloro che cercano un aspirapolvere senza fili di fascia alta. Dico di fascia alta perché ovviamente il prezzo è da quello da fascia alta, ha un'efficienza mostruosa, ha una ottima potenza di aspirazione, devo dire che raramente durante il mio test sono andato oltre la potenza media, ovviamente poi se avete un pavimento particolarmente sporco, un angolo dove raramente riuscite ad arrivare con l'aspirapolvere, potreste avere bisogno della potenza massima. È un aspirapolvere davvero completo. Il sistema di filtraggio è davvero tanta roba e potrebbe essere un toccasana, per utilizzare un termine un po' retro, per tutti coloro che hanno allergie e problemi con la polvere. Il sistema di sgancio e svuotamento è buono, quindi devo dire che Samsung ha fatto un ottimo lavoro. È un aspirapolvere che mi dispiacerà un sacco restituire a Samsung perché avrei tanto voluto tenerlo, ma ne valuterò sicuramente l'acquisto. Quindi un prodotto davvero ottimo. Vi lascio in descrizione la recensione completa dove trovate tutti i dettagli tecnici, tutti i risultati dei miei test e vi lascio in descrizione anche il link per l'acquisto e tutti i link ai nostri canali social. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di iscrivervi al video qui sotto, magari attivate anche il campanellino per le notifiche. Mettete anche mi piace al video che fa sempre bene. Da Vittorio Tiso per Casa E-Tech è tutto, grazie e alla prossima. Sì, è un prodotto di qualità molto alta, in grado di sbagliare, sbarallare, la 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 la.